i genitori potranno scegliere, anche i ragazzi potranno scegliere se essere sospesi dal servizio di trasporto scolastico per 2 settimane oppure di fare un mese a contatto ovviamente con altri ragazzi a rugby. È questa l'alternativa che i baby bully di Montebelluna si troveranno di fronte se beccati a spintonare o insultare i compagni sui mezzi di trasporto comunale. Al posto del classico ammonimento con sospensione dalle corse, da oggi ci sarà l'opportunità di riabilitarsi con la palla ovale. Lo spirito è quello di dare un'opportunità. Non vorrei che il messaggio fosse quello di un castigo. Il castigo non è un castigo, è un'opportunità. I ragazzi che si sfogano, che si comportano male in pulmino, possono venire a trasmettere tutta la loro irruenza al campo da rugby. Tutto lo sport, non solo il rugby, può dare un messaggio, un aiuto alla società. L'esperimento è stato messo nero su bianco in una convenzione tra l'Associazione Rugby Junior di Montebelluna e l'amministrazione, che presto potrebbe estendersi anche ad altri sport e coinvolgere le scuole del territorio. E anzi, ne ho parlato con i dirigenti scolastici che sono anche interessati a prevedere tra le loro possibilità quella di invece di sospendere i ragazzi a scuola, di fargli fare attività sportiva e quindi commutare, come si dice, la pena in lavori socialmente utili, in questo caso sportivamente utili.